più del professore che sempre un dirigente scolastico, ha fatto una relazione più del dirigente scolastico che dall'assessore comunale. Volevo contestare alcune sue affermazioni, a partire partendo dalle ultime dichiarazioni che ha fatto, una, due riguardanti i PON. Questi sono progetti, caro assessore, di cui il comune non si può pigliare il tempo. Questi sono progetti che ha portato avanti la scuola, ha gestito la scuola, i finanziamenti l'ha avuto la scuola, il comune, perché non bisogna leggere neanche, ha dato solo il consenso. Basta leggere una delibera. La delibera dice che buono, eccetera, 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 presa atto del progetto definitivo esecutivo e consenso all'esecuzione dei lavori. Quindi, In questi progetti il comune non c'entra assolutamente. Sono progetti, finanziamenti che ha avuto la scuola, i progetti sono stati affidati dalla scuola, il comune non c'entra, quindi non ti puoi prendere il merito di queste cose. Riguardo al cofinanziamento di cui abbiamo perso l'altra opportunità, non è vero che non c'è stato tempo. Perché il progetto del MIUR, il decreto del MIUR è datato 10 ottobre 2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta il 13 novembre del 2013. I progetti potevano essere presentati non prima di 3 giorni dalla pubblicazione, erano oltre il mese dalla pubblicazione, cioè potevano essere presentati dal 16 novembre al 13 dicembre. I tempi c'erano. Nel decreto del MIUR si diceva testualmente che sarebbe stata tenuta in considerazione la data di presentazione del progetto tramite TEC. Io ce l'ho l'elenco dei comuni che hanno attinto a questi finanziamenti. Vi posso dire che ci sono tutti i comuni che hanno avuto questo finanziamento alle 0,001 secondo del 16 novembre, tac, hanno spedito i progetti già esecutivi. Il comune di Povolino, il progetto esecutivo, l'ha approvato il 13 dicembre, cioè l'ultimo minuto dell'ultimo giorno. Quindi non venire a dire che non ci sono stati i tempi. Ci sono stati centinaia di comuni che hanno presentato i progetti e hanno ottenuto i finanziamenti, e altrettanto sono rimasti fuori perché il finanziamento era terminato. Povolino non ha partecipato, è stato escluso perché ha presentato il progetto l'ultimo minuto dell'ultimo giorno l'anno. Quindi questo è un altro, come i 65.000 euro. Non è vero che la Regione ha revocato il finanziamento. Io ho chiesto agli uffici competenti, non mi è stato dato nessun documento che dichiarava, che confermava questa regola. È stato perso perché il comune di Povolino non è stato in condizione di spedire determinati atti. E veniamo alla mensa. Eravate partiti con fare la gara per 2 anni consecutivi, visto che anche che quasi tutti gli anni la mensa inizia a febbraio e si chiude a maggio. Poi vi siete accorti che c'è un piano di riequilibrio che molto probabilmente, come è successo, avrebbe costretto quasi tutte le famiglie, se non tutte le famiglie, a rinunciare alla mensa scolastica. Quindi vi siete accorti che si poteva verificare questa evenienza e l'avete fatta per un solo anno. Benissimo. E cosa è successo? Sempre in virtù di quel timore che avevate che la gente non poteva permettersi il lusso di spendere 5 euro a figlio per la mensa, avete mandato a tutte le scuole una richiesta ai direttori, una dichiarazione di intenti, chiamiamolo così, chi volesse usufruire dal servizio di mensa. Vi chiedo, avete contezza di quante famiglie hanno accettato questo servizio di mensa? Perché il bando che avete fatto voi, se non sbaglio, prevede l'appalto credo si aggira sui 88.000 euro senza IVA. 88.000 euro, va bene, diviso 4,10 euro il costo di un pasto, praticamente ci sono 21.600 pasti, cioè avete previsto che da un paio di mesi, 80 giorni, perché credo che il servizio mensa vada garantito 5 giorni su 7,
credo che ancora non sia stato affaltato, non sia stato aggiudicato, o aggiudicato ma non è partito come servizio. Quindi, guarda, ci facciamo finta che il servizio parte il 10 febbraio, al 30 maggio, dato l'intimazione del servizio, ci saranno, togliendo domenica, sabato e festivi, 80.000 di giorni. 21.000 euro, 21.600 pasti, diviso 80 giorni, praticamente prevedete 270 pasti al giorno. Voi pensate che ci siano 270 famiglie che hanno accettato di usufruire la mensa? E cosa succede nel caso in cui invece di 270 famiglie vi ritroverete con 50 famiglie? Questa è una domanda che rivolgo all'assessore. Poi ha parlato di organizzazione delle sedi. Cosa mi sentite, assessore, riguardo la richiesta che avete fatto del menzionamento dell'area scolastica, cioè di raccorpare la scuola materna, elementare e materna del posto di Sant'Ippolito alla direzione di arte dell'istituto comprensivo Bologna? Avete recuperato, se non sbaglio, con l'assessore che sì, va bene, ma questo ho l'interesse non solo all'amministrazione, ma anche al sindaco. Avete costituito un tavolo di coordinamento tra l'amministrazione comunale, presumo che di questo coordinamento faccia parte sicuramente lei, assessore, e le istituzioni scolastiche del territorio, per definire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche funzionali alla loro efficienza e efficacia. Ci aggiorno su questo coordinamento, su quello che ha fatto questo coordinamento. Io volevo aggiungere a questo, dalla lettura della relazione dell'assessore, pare che si capisce che tutti questi finanziamenti sono finanziamenti di cui l'amministrazione ha preso atto, ha dato l'assenso, cofinanziamenti del MIUR nei vari piani di finanziamento. E mentre invece poi veniamo a sapere che uno dei finanziamenti necessari è stato perso perché proprio l'amministrazione non ha progettato, e quindi, oppure ha progettato ma con ritardo ha dato l'invio delle macchine. Io chiedo all'assessore, con riferimento proprio alla sicurezza degli edifici scolastici, il decreto del FAI numero 69 del 2013 ha stanziato 450 milioni di euro in 3 anni, 2013 e 2016. 150 sono stati. Sì, 150 sono stati. Io chiedo all'assessore, atteso che qui andava anche a andare a fare interventi anche relativo all'amianto, al controllo del rischio sismico, quindi un progetto importantissimo, e cosa ha fatto, atteso che il 28 febbraio, se sono state, cioè dunque, entro il 30 ottobre, il Ministero, ottobre quindi parliamo del 2013, il Ministero doveva assegnare le risorse agli enti locali, gli enti locali dovevano presentare questi progetti. Addirittura dice non è necessario attendere la materiale erogazione dei fondi per dare il via alla gara e all'affidamento dei lavori, poiché è sufficiente il decreto di assegnazione. Ora assessore ha progettato qualcosa, si tratta di somme consistenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ovviamente nel merito della relazione volevo soffermarmi sull'ultimo discorso che ha fatto pure il dottor il consigliere Madalame per quanto riguarda la mensa scolastica, che a parte poi rappresentato dei finanziamenti che ci sono stati e non ci sono stati, in cui ci sono persi eccetera, che si giudica da solo, così come si giudica fatti o comunque gli avanzamenti sui lavori che sono stati effettuati nell'ambito dell'edilizia scolastica o comunque della pubblica istruzione delle deleghe conferite all'assessore. Io mi soffermerei appunto sulla questione della mensa scolastica. E veniamo già l'anno scorso, avevamo, signor Presidente, iniziato anche con un'interrogazione a cui non abbiamo mai avuto risposta, purtroppo già nel mese di ottobre 2012, già l'anno scorso non avete fatto la mensa scolastica, quest'anno si è proposto, come dicevo, per la stessa situazione.
c'è stato nel turismo una situazione in cui quasi le famiglie venivano invitate a fare il fai da te, e questo non è concepibile, soprattutto in una pubblica amministrazione che voglia adottare una politica trasparente, una politica davvero vicino alla gente. Non si fa demagogia, si tratta solo di trovare e capire i motivi per cui i servizi a domanda individuale, che sono servizi essenziali, perché pensiamo a una famiglia che ha due bambini, cioè già deve pagare 10 euro al giorno come si paventa, mi sembra che è una cifra che non è sostenibile, soprattutto con quello che è la situazione economica attuale. Quindi per questo ci soffermiamo con un momento agro sul problema, già l'avevamo fatto per la mensa l'anno scorso, a cui non abbiamo ricevuto risposta. E ci soffermiamo anche su questo, su quello di quest'anno, perché la situazione ahimè non è cambiata se non peggiorata, perché appunto, e lo ripeto, di quello che si sente in giro, pure dalla situazione che si è venuta a creare, non è stato liquidato il servizio, comunque lo stesso, con questa dichiarazione di intenti che è stata chiesta alle famiglie di se vogliono o meno avere la mensa eccetera, quindi il pasto per i propri bambini, non penso che sia un'attività che né politicamente né amministrativamente parlando possa definirsi davvero coerente con a qualsiasi principio, né di trasparenza né di logica né di razionalità. Mi dispiace che il sindaco sia un dirigente scolastico, perché comunque poi sarà sindaco, per favore, avete fatto già abbastanza prima, rispondete dopo, come faccio io educatamente. Anche perché appunto il sindaco è un dirigente scolastico, e la poca attenzione che non la dà solo l'assessore, perché poi lo ricorderò quando parleremo della relazione dell'altro assessore, l'assessore non è un ministro, l'assessore è un semplice collaboratore del sindaco. Proprio per definizione, chi promuove, chi organizza, chi porta avanti l'attività amministrativa di un ente locale è il sindaco, quindi oneri e onori, e questa è la verità del caso. Quindi le risposte ci dovrebbe dare sia l'assessore e sia anche il sindaco, e non è né demagogia né polemica. Grazie. Allora, visto che prendo, mi dispiace, lo sa il professor Bismuth, l'assessore della locale di Alessandro. L'assessore è l'assessore della discussione. Allora parto dell'ordinamento dell'avvocato Maesano, che parla sugli errori del passato. Quest'anno che cosa abbiamo fatto? Quest'anno, anno scolastico 2013-2014, abbiamo iniziato la gara a giugno 2013. Siamo arrivati ad avere la risposta della SUAP in novembre 2013, perché ha annullato la gara. Le due, le persone, i ristoranti che avevano partecipato, uno non poteva partecipare perché aveva problemi di prefettura, e l'altro perché non aveva la possibilità di poter servire il comanino in tempo di un quarto d'ora e mezzo, molto dopo di avere l'infanzia. Dove c'è stato l'errore? E qua dove Mimmo fa un pochettino di confusione. Non è il problema perché non abbiamo avuto contezza dei passi, anzi, la contezza dei passi l'abbiamo avuta. Però il problema, mentre quelle cifre, noi saremmo dovuti andare sulla pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Comunità Europea, e campa cavallo. Per cui abbiamo richiesto di nuovo alle scuole la verità su chi voleva consumare il pasto a scuola e per il quale abbiamo dovuto fare la gara. E poi siamo arrivati a settembre, hanno fatto la gara, la sua è andata a lontana, poi abbiamo richiesto di poterla fare noi con grande responsabilità, del dirigente dell'ufficio amministrativo ha fatto la gara, e di questi giorni che la gara l'ha vinta, la migliore offerta è stata di una certa Napoli da dire. Che ci presenta una certificazione del 2001, si pone il problema al dirigente amministrativo, dice scusate, chiama l'ASL dice no, dovete verificare che questo sia, perché anche se ha aperto una finestra deve avere una certificazione nuova da parte dell'ASL. E poi scusate, dove mangiano i ragazzi? Il repertorio ha il parere dell'ASL che deve avere tutti i requisiti di legge? E qua è andato nel pallone, invece veramente non era il pallone, ma stavolta è
e andando nel pallone. Per cui da un'indagine che abbiamo fatto, non è che vogliamo sottrarci a questa cosa, poi non sono 10 euro, sono l'offerta che ha fatto questo signore 4,60 euro. La stessa persona serve un gruppo di scuole a 3 euro, dà il servizio alle famiglie a 3 euro, al comune 4,60 euro. Quindi è un problema di grande responsabilità, anche perché il comune non mette soldi, devono pagare, come giustamente diceva l'avvocato Mesa, le famiglie. Le famiglie stanno facendo il fai da te d'accordo con la dirigenza scolastica e hanno una riduzione del costo perché pagano 3,60 euro. Quindi le famiglie, tantissime famiglie, sono venute a dire che non hanno interesse della retenzione che potrebbe offrire il comune, quindi stiamo valutando come comportarci. Per quanto riguarda il dimensionamento, ecco perché rispondo pure a me, perché l'ho seguito io, abbiamo fatto una richiesta per avere restituita all'Istituto Comprensivo di Covanino Bosco San Vittorio. Così ha fatto la regione per la provincia di Reggio Calabria, così ha fatto il ministero, quindi le scuole restano così come erano prima. In riferimento ai due progetti per la scuola elementare e la scuola media, non è vero mimo che il comune non ha fatto niente, meno male che c'era questo comune, perché se i due progetti non sono stati persi, la domanda l'abbiamo fatto noi alla scuola. Abbiamo elaborato tutte le carte propedeutiche al finanziamento, noi abbiamo elaborato l'ufficio tecnico di questo comune e non aveva titolo a fare questo, perché l'errore che ha fatto la mia amministrazione non comunale, l'amministrazione MIUR, è quello di dare alle scuole i finanziamenti, perché i finanziamenti tantissime scuole li stanno perdendo perché non avevano in appoggio un ufficio tecnico del comune o della provincia serio, perché le scuole non sono abilitate, non sono pronte a utilizzare questi fondi. E vi posso dire con estrema onestà che il discorso di ieri alla Tiene, grazie all'ufficio tecnico del comune e qualche tecnico, che sono stati validati i due progetti, ma per dire che sulla piattaforma a livello ministeriale il discorso che va avanti è, mi sono messo in contatto con il presidente della provincia, perché per fare la gara non voglio che la faccia il dirigente scolastico, che la faccia la sua provinciale, proprio per togliere qualche barata al momento da rimanere. Il dirigente ha fatto la richiesta alla provincia per essere autorizzato, in considerazione al fatto che l'investimento insista su un comune che ha la convenzione sua, di poter utilizzare la sua per fare le due gare. Ritengo che in settimana entrante vanno le due gare. Per quanto riguarda il finanziamento a sportello, Enrico, mi ha detto 00,1, 002, 003, ma nella stessa nottata sono stati fatti tutti i provvedimenti, tutte le pratiche che riguardavano i 150 milioni di euro, ma perché erano più intelligenti. Hanno avuto l'input da chi? Perché prima era in pre-informazione, che noi anche sul sito del Ministero c'è, cioè in pre-informazione, chi ha avuto in anticipo la soppiata, così vanno le cose a sportello, e un dirigente per me è un gradino, è andato così. In 3-4 minuti hanno caricato tutti i progetti che sono andati a regione, sono andati a finanziamento, tutti i 150 milioni di euro. Stiamo aspettando, ci siamo un pochettino aggiornati, e stiamo aspettando di essere autorizzati a vedere un pochettino quando si possono presentare i 150 milioni per il 2014, anche perché con questo tipo di progetto i presidenti della provincia e i sindaci sono nominati commissari governativi, cioè dire superano il genio civile, superano tutte le commissioni per messa a costruire la parte del dirigente. Il dirigente sindaco del paese, su cui insistono i finanziamenti, e quello del presidente della provincia, le scuole superiori sono a carico della provincia, sono commissari governativi, quindi deliberano senza sentire né genere civile né altri organismi.
penso di aver detto tutto, che poi ce l'hai portato il punto, andiamo del tempo. No, sono mezza, non sono d'accordo. E sono mezza, amico, quella la verità è vera. Solo che questa giunta di Benelli, anche l'anno scorso l'ho fatto. No, l'anno scorso l'abbiamo fatto del tuo. Sì, no, l'avete fatto, per questa lì, sono prima, in pranzo, tre ore con costo, cosa che stavano facendo anche quest'anno. Come si possono conciliare adesso che c'è un legame ufficiale? Certamente la il privato non può andare a sostituire la ditta che ha vinto la parte. Ma in una delle scuole, da quelle notizie che abbiamo... Quelli che hanno rifiutato, la scuola che l'ha rinunciato. Ha rinunciato perché inizialmente avevano fatto 350 iscrizioni alla mensa. Quando possiamo andare a verificare, dico, si sono ridotte a 200, a 250, a un numero inferiore, ma perché? Perché ci serviva la verità vera per poter fare il bando senza andare in comunità europea. Questa era... Ma io ho la dritta, comunque ho trovato la dritta della mezza. Se c'è mai che sono andato a fare il settore del settore, 255.000 euro io l'ho fatto. E non potevamo farlo se non fossimo andati alla comunità europea per la pubblicazione sulla BUR. Ma voi l'avete fatto però? L'avete approvato? No, l'abbiamo approvato, però non siamo andati avanti perché doveva essere pubblicato. E allora la mezza non si faceva. Non è che quando ci hanno detto che andava pubblicato, abbiamo richiesto alle scuole di darci i numeri. L'abbiamo fatto quando dici tu. L'avete fatto quando? Non si è soddisfatto della risposta. C'erano altre cose. Non è dire che la gente non capisce. Voi l'avete fatto. Ma che capisca tu? Voi l'avete fatto. No, deve capire la gente. Non l'abbiamo fatto. E non l'abbiamo fatto. L'avete fatto perché la gente doveva pagare il servizio al 100%, cioè con la quota del comune. Doveva pagare al 100% uguale. E poi allora avete fatto la lettera per informarli che non era più come l'anno precedente che il comune contribuiva, che la mensa doveva essere pagata al 100% dalle famiglie. Questo, perciò l'avete fatto, no? Per il discorso di altri punti che c'erano da trattare, di molto da trattare. No, il punto è questo che abbiamo trattato. Ma non avete ancora contezza perché il 12.000-21.600 euro è presumibile il numero di pasti, quindi non siete ancora a corrente di quanti effettivamente sono. Siamo a corrente quando sono i pasti, siccome stanno correndo le famiglie, ci devono dare la lezione, quelli che portano. Relazione dell'assessore del primo seggio sull'attività amministrativa svolta alla data di conferimento della legge dell'assessore. Voglio comunicare al Consiglio del dottore Peppino che è presidente dell'Assemblea dei Sindaci in luogo dell'ambiente. Quindi è un fatto che si merita il presidente di tutti i sindaci dell'Assemblea dei Sindaci del luogo dell'ambiente. Lavori pubblici e sport, programmazione ambiente e programmazione ambientale e energetica. Secondo quanto previsto dall'articolo 48 con Marture del Cura numero 267 prima e dell'articolo 53 dello Statuto Comunale. Prego. Allora, ho assunto queste delle febbraio del 2011. La telefonata che diceva il sindaco prima era solamente per chiarire l'amico Sarca che si lamentava con sempre un altro soggetto che non mi ero voluto candidare con lui ma che qualcuno era venuto a dirmi di candidarmi con la lista mia. Ebbene, sono venuti il dottore Malavà ma ne sto dicendo una cosa, sono venuti, mi ha fatto piacere che sono venute due persone, ho scelto questa lista, anche perché non avevo nessuna intenzione di candidarmi con la lista di Sarco. Ma anche con la lista di Sarco. Neanche con la lista di Sarco. Ma poi grazie a voi, mi avete convinto dopo tante cose. Che ripeto quello che hai detto, non sono dopo tante cose. Vuoi che ripeto quello che ci hai detto? No, ascoltami un attimo. Dottore, rispetto a quello che avete chiesto, ha voluto fare una puntualizzazione. Stop, adesso parla
Avete fatto un'interrogazione? Dottore, parliamo alle persone, come ci rispettiamo, come facciamo le persone per bene, il primo da dire. Rispondi all'interrogazione. Allora, cominciamo con i lavori pubblici. Dopo tanto... mi sposto prima di me. Cominciamo con i lavori pubblici, col cimitero, dopo, a parte questa delega, non ce l'avevo io, ma l'ho sempre seguita anche come lavori pubblici. Sappiamo quanto è stato tribolato arrivare a quella soluzione, finalmente abbiamo cominciato a rilasciare le concessioni, finalmente, sia per le persone che non avevano più dove seppellire i propri cari, sia per smuovere un po' l'economia, perché abbiamo stimato che ci sono circa 2 milioni di euro di lavori. Quindi le ditte, le piccole ditte potranno cominciare a fare qualcosa, smuovere un po' l'economia. E abbiamo fatto il collaudo dei colombari, quindi possiamo cominciare ad assegnare quelli comunali. Il centro La Cava. Il centro La Cava è un'opera che parte nel 92, siamo al 2014. Giovedì ci sarà l'atto di sottomissione, verranno a firmare la ditta. E finalmente si potrà ripartire con i lavori. Per arrivare a ripartire i lavori c'è stato tutto un iter, perché ormai quell'opera si erano sfaldati i cementi, abbiamo dovuto fare prove, controprove, dovuto andare alla genio civile, ma finalmente siamo riusciti a farlo ripartire, che penso che sia un'opera importante per il paese. Cosa abbiamo fatto anche? Siccome c'era solamente... avevamo collaudato il piano di sotto, avevamo capito che non c'era, siccome era tutto contornato di alberi, era una zona completamente buia. Siamo riusciti tramite il genio civile di riuscire a fare anche il piano di sopra e quindi finalmente ripartiranno i lavori dopo 12 anni. Il centro è pure funzionale, sono iniziati i lavori, penso che era un'opera anni 2000. Sono iniziati i lavori nel 2012, dopo, come diceva il sindaco, che avevamo rescisso il contratto con una ditta che era in odore di mafia. Poi è ritornato il genio civile perché era cambiata la normativa sismica e quindi l'abbiamo dovuto far ritornare al genio civile. Quando abbiamo visto che doveva ritornare al genio civile, cosa abbiamo pensato insieme ai progettisti? Che c'era la possibilità di cambiare innanzitutto il soffitto e farlo più funzionale agli anni 2012, perché era obsoleto. E siamo riusciti a ricavare una piccola mansarda da un soppalco, da adibire a sala stampa o a loggione. Quindi verrà a giorni, verrà fatto sempre l'atto di sottomissione con la dottoressa, con la ditta e ripartiranno i lavori finalmente. E speriamo in poco tempo di poter completare l'ottavano, perché quella che vedete in questo momento finito sono la palazzina uffici. A quella palazzina uffici verrà collegato un ottavano che sarà in pratica tutto il centro polifunzionale, che ripetiamo che è un centro polifunzionale artistico, culturale, musicale, non sportivo, perché qualcuno ancora non l'ha capito. L'isola ecologica. L'isola ecologica eravamo rimasti all'ultimo consiglio comunale che dovevano riprendere i lavori. Abbiamo due impegni, uno del presidente della provincia e uno dell'assessore Pugliano, che le somme che mancavano per completarlo, e cioè cancello, il tetto e via dicendo, si farà carico la provincia e la regione. Quindi il termine del 10 febbraio? No, arriviamo. Comunque vada, noi con somme di bilancio integreremo, già le stanno completando sia i cancelli che il tetto. Anche perché poi, per essere completata al 100%, visto che tutte le opere principali murarie sono state effettuate, asfalto, il completamento del cemento, la telatura, le condotte di scolo, tutta la pulitura completa, mancherà solamente a questo punto installare i servizi igienici, mettere ormai i cavi elettrici che mancano, cosa che faranno i nostri elettricisti, cosa che anche i nostri elettricisti stanno facendo e completando l'elettrificazione rurale della stessa zona. Ci siamo fatti
Abbiamo finito tutta l'elettrificazione nel 2012, effettivamente fino alla fine del 2012. Ancora non era partita, ancora sono tutte stelle. Stanno facendo i nostri elettricisti, due persone, si sono messi per bene, stanno facendo tutto il passaggio della rete elettrica, perché avevamo fatto il conto che per passarlo, far passarlo all'Enel ci venivano su tre linee, ci venivano quasi 9.000 euro. E lo stanno facendo i nostri operai. Abbiamo avuto un po' di ritardo, ma lo stiamo facendo. Quindi l'isola ecologica, con metteremo il cancello, il tempo, ma già con il cancello può andare ad essere completato, definitivamente. Sull'isola ecologica io vorrei dare un'idea al Consiglio Comunale, però che deve ragionare tutto insieme. E voglio per una volta che cerchiamo di fare qualcosa per Bovalino, per bene. Siccome l'isola ecologica sarà terminata da qua a breve, massimo un mese sarà completata, e contiamo immediatamente di mettere i cassoni. Siccome abbiamo fatto già un protocollo d'intesa con la provincia, che il sindaco mi ha delegato ad andare a firmare per i lavoratori in mobilità, abbiamo continuato, abbiamo dato lavoro a 5 lavoratori per la terza volta consecutiva, quindi abbiamo fatto 6, 12, 18. Questi 5 lavoratori hanno portato al comune, hanno portato, gioco di parole, un apporto importantissimo, con il fontaniere abbiamo evitato di chiamare il testerne, quindi tutti i lavori di riparazione e di tubazione l'abbiamo fatto internamente, anche con l'altro personale. Poi abbiamo fatto un'opera, abbiamo passato tutta la tubazione delle rocce estive, quelle di Via Marina, abbiamo finalmente passato tutte lungo il muro, quindi in ogni volta passarlo e poi ogni fine anno puntualmente le rubavano. Siamo stati a colloquio con la regione, con la provincia, in un tavolo di concertazione l'altro giorno con l'assessore Arruzzolo e a breve uscirà un altro bando dove noi possiamo far lavorare fino a 25 persone che sono in mobilità. Noi sappiamo che visto la chiusura delle aziende qua a Bovalino ne abbiamo moltitudine. E penso che fra 15 giorni uscirà questo bando. Io pensavo con l'interezza del Consiglio Comunale di cominciare a parlare tra di noi e vedere se era possibile, mi rivolgo pure al sindaco, se era possibile fare un protocollo con queste persone, anche perché loro non perderanno, la cosa importante qual è? Che non perderanno lo status di disoccupazione, resteranno in mobilità, però verranno incentivati dalla regione, dalla provincia con altri ulteriori 400 euro. Noi potremmo incentivarli a far cominciare a lavorare lì, vedere come si trovano e vedere se riuscivano a sistemarsi e a portare una produttività per loro e per le nostre famiglie. L'introito per il comune sarebbe quello di non conferire in discarica e abbattere i costi di conferimento in discarica, quindi avremo un introito entrante. Andiamo avanti. Sì, con la differenziata, vendere quello che si produce con la differenziata. Con gli ingombranti? No, con la differenziata. E la differenziata? Cosa intendi? Per differenziata intendo quello che ho detto l'altra volta. Noi vogliamo creare 10 isole, all'interno del paese e cominciare con una raccolta stradale immediatamente, prima dell'estate. Ci servono solamente 10 postazioni, fatte da 4 cassonetti, quindi divideremo carta e cartone, l'unico che l'aveva messo a parte, il vetro, alluminio e che è plastica, che è la cosa più importante. Noi possiamo vedere se questi ragazzi lo fanno in tutta Italia, non vedo perché non lo possiamo fare per noi. Noi facciamo 10, cominciamo con 10 isole, perché se non partiamo con una raccolta stradale, almeno all'inizio, noi i fondi per partire con una differenziata porta a porta non ce li abbiamo. Poi in una conferenza che c'è stata 20 giorni fa ci conferma l'assessore di Roccella che hanno avuto 500.000 euro di finanziamento e altri 300 li hanno fatti con un mutuo. Noi non ce li abbiamo. Noi 500.000 euro purtroppo avevano già usufruito del finanziamento della differenziata e non è che contiamo, hanno tentato, anzi sono stati bravi a provarci, hanno avuto il coraggio a provarci. Invece con l'opera d'ambiente stiamo vedendo se questi cassonetti, siccome
penso che siamo entrati nel nostro progetto sulla differenziata, quello esteso agli altri comuni, penso che i cassonetti ce li forniranno loro, quindi riusciamo anche a fare questo discorso. E poi, sul castello, allora sul castello abbiamo 718.000 euro e abbiamo già avviato le procedure di esproprio, finalmente. La regione nel 2013 ci chiama per rimodulare il progetto e fortunatamente in confronto agli altri comuni siamo riusciti, dopo tanti tentativi con il sindaco, ce l'hanno abbassato di 50.000 euro, però siamo riusciti a mantenere questo finanziamento e adesso stiamo procedendo e ci sarà la stipula del contratto con la SOA. Ricordiamo sempre che tutti i contratti che noi stipuliamo vengono fatti dalla SOA, anche su gare sotto i 100.000 euro. La chiesa dello Zopardo, il famoso finanziamento, per chi non lo sapesse, nel 2012, visto che la ditta continuava a non farsi sentire e neanche più a rispondere al telefono, abbiamo rescisso il contratto in danno per l'azienda. Quindi, il fotovoltaico sulle scuole. Abbiamo fatto un progetto appena insediatoci. Abbiamo. L'ha fatto il dottore. L'ingegnere Mabrizio, quello delle scuole, come l'ex Mattarone. Sono due progetti che ho portato avanti io. Li ho fatto io e poi voi che avete voluto. Ma per quello che ho lavorato pure io. Abbiamo collaborato. Quando è stato ora di fare un contratto con il GSE ci siamo accorti che c'era un problema vecchio di decenni che alcune scuole del nostro paese ancora non erano accatastate. Mi viene da ridere, ma ancora non erano accatastate. Quindi siamo dovuti andare a trovare le vecchie mappe e siamo finalmente riusciti dalle misure camerate. Dalle misure catastali recenti finalmente compaiono le scuole di Povarino catastalmente e quindi può essere stipulato il contratto con GSE, cosa che produrrà elettricità sia per le scuole e per altri plessi. Fotovoltaico. Allora, il PIR, quello che abbiamo detto, della zona cottura finalmente è stato completato e poi c'è il PIR del minibus. Circa 70.000 euro. Questo minibus sembrava, quando ne parlavamo all'inizio, qualcuno può al solito ridere in questo paese, ma questo pullman sta diventando un collegamento e uno spronare a fare sport nel paese. Da quello che mi sono fatto i conti ultimamente, colleghiamo una cosa all'altra. Abbiamo stimato che ad oggi abbiamo un movimento sportivo sul Povalino, mi sembra da strano, di quasi 600 tesserati. Poi racconteremo dopo per bene. La videosorveglianza, finalmente siamo alla firma del contratto, prego la dottoressa ad accelerare i tempi, perché è una cosa importantissima che ci tiene tutto il paese, per la nostra sicurezza e per la sicurezza degli altri. Abbiamo avuto un finanziamento con la prefettura, questo è un bel finanziamento che abbiamo ottenuto con il Fondo Sicurezza, di circa 300.000 euro.
verrà fatto un centro di immigrazione, il vecchio mattatoio, zona verso il campo sportivo, come si chiama? Via, non mi ricordo, Villa degli Oleani. Siamo quasi alla SUAF. Questo finanziamento, ogni qualvolta che è fatta una comunicazione, un intervento o anche spostato una carta, deve essere trasmesso tutto alla prefettura e adesso potrà essere mandato in appalto finalmente. E mattatoio, poi sì. Veniamo a lavori pubblici, così poi aspetto. No, finisci sempre allora. Va bene, e via Poeto, finalmente siamo alla ditta del contratto, siamo alla firma del contratto con la ditta e quindi si potrà completare via Poeto, che a mio avviso potrà essere un fiore all'occhiello di questo paese, potrà essere fatta un centro studi sulla cava, quello che si vuole. È uno dei palazzi più belli di Povalino, perché verrà ristrutturato al bordo. E mi sembra che con lavori pubblici abbiamo detto, va, poi. Ah, vabbè, poi parleremo dello sport su queste cose. Vabbè, Palatenda, finalmente, completo con Palatenda. Il Palatenda che sentite sempre tutti nominare sportivo, è vicino a quel campo in erba sintetica che abbiamo fatto con la provincia. Che tengo a precisare, quel campetto è libero. E se voi vedete, ogni pomeriggio ci sono i bambini che per la prima volta, poco dico, giocano gratis. Perché devono avere i bambini anche diritto, bambini di 7 anni, 8 anni, non andare a pagare nessuna parte. È un campo perfettamente in erba sintetica, realizzato da noi con la provincia, che è libero e chiunque può andare a giocare. Vicino a questo campetto verrà finalmente costruito il palatenda. La vicenda di questo palatenda l'ho seguita personalmente, alla fine, credetemi, ne stavo perdendo pure io. Alla fine abbiamo scoperto che i calcoli strutturali erano sbagliati perché erano completamente di un altro impianto. Finalmente con il progettista ci siamo messi piano piano, siamo riusciti, abbiamo portato le carte a mare, il sindaco Zapparini ne sa qualcosa. Finalmente siamo usciti, penso che andrà in appalto e come si spiegano loro in 6 mesi verrà costruito, perché vengono fatti 2 muri e poi viene fatta una terza struttura. Come lavori pubblici mi sembra che siano. Ah, beh, perfetto. Un altro finanziamento che era stato ormai era perso, siamo andati con l'assessore Rao e abbiamo tirato fuori, dicevo, dei vecchi PR per congiungere il centro abitato alle attività agricole e produttive. E se finalmente verrà. Sono stati appaltati 150.000 euro, importantissimo, e verrà rimodernizzata tutta la strada Prato-Felicia, quindi fino all'Abbatia, che è uno dei pezzi più belli di questo paese. Verrà rimodernata tutto, quindi collegherà tutta la zona Agrumeto, Agrumeti, Uliveti, verrà collegata con il centro abitato. Cosa importante che da quella zona verrà soltanto anche il tratto che congiunge con Molino Superiore. Quindi da Felicia si potrà arrivare direttamente a Povalino Superiore. Finalmente, perché quella è una zona bellissima del nostro paese che è al totale abbandono. E tra noi ce la mettiamo tutta per tappare buchi e provare, però giustamente è una zona rurale. Si passa con i trattori e continuamente viene distrutto. La domanda che ti volevo fare è questa, perché è una curiosità che mi devo togliere. Quando avevamo fatto come nuova Pomalino un'interrogazione sulle opere di urbanizzazione civile e sulle motivazioni per le quali non venivano concesse le licenze. Ora tu dici che state concedendo a Regine, credo, perché non le potete. Ma queste opere di urbanizzazione civiliali sono state fatte con quali? Allora, noi abbiamo cominciato a far lavorare le ditte, quindi le possono andare. Il problema qual era? Della relazione geologica, che poi siamo riusciti a sorpassare questo punto, perché abbiamo fatto una per tutti, perché altrimenti dovevano andare e passavano male. Intanto noi le zone basse siamo riusciti a fare, mancano solo le variate di quelle zone basse, però se non partivamo così non uscivamo più.
Basta pensare come sono state tappate le buche col cemento, ma la sabbia,
col cartello freddo, ma stiamo scherzando. Allora, quando sono arrivati i finanziamenti della provincia, vi posso assicurare che siamo andati con l'ufficio tecnico. Buca! No, no, no! Siamo andati buca per buca. Ora la situazione, dopo questa e questa è più. Adesso è disastrosa. Allora, comunque parliamo del buco, che è la cosa più importante in questo momento. Noi già abbiamo chiamato per vedere, appena passeranno la storia, immediatamente andremo, perché ci sono situazioni, ci sono fratelli nel paese di fondo. Non è che uno può dire o che non li vede, perché dove vivo? Vivo qua, con la macchina. Posso inserirmi un attimo? Sì. Appena un mese fa hanno aperto l'accesso alla strada dal semaforo all'oggi e fino all'accesso alla strada. Che è già distrutto. Ci sono già fratelli. Ma voi non controllo, ma quando si fa la scuola, Presidente. No, ma perché no, non volevo poi sentire una parola di ma noi questa è una giustificazione, ma se in questi ultimi periodi ha piovuto tanto. Andare a tappare il buco senza fare il necessario. C'è stata una programmazione sul mantenimento del quattro €64.000 sono stati gettati al vento, perché le stesse buche che sono state riparate sono ancora là, ma sono ancora più grosse, sono aumentate, quindi vuol dire che c'è un qualcosa che non va. Ma quante sono tutte le prospettive, le ipotesi di finanziamento? Ma quello che è da parecchio tempo pensiamo di dire è che anche sull'attività amministrativa in base essenziale una programmazione che poteva anche contenere quelle pretese risarcitorie, perché quelle sono risultanze relative, non sono il quadro fotografato. Il pregresso sì, però noi abbiamo pure le date attuali, certo. Quindi il nostro indice di valutazione si basa sull'ultimo biennio. A fronte di questi costi che l'ente dovrà sopportare, era opportuna e necessaria, a parte il finanziamento, a parte l'aiuto, che sono atteggiamenti politici e amministrativi apprezzabili, però se vogliamo stare vicino all'esigenza, alla domanda dei cittadini, una programmazione, un'attività, voglio dire, sindacale minima deve essere fatta dal punto di vista amministrativo, e anche quel tipo di attività implica e impone una programmazione. E questo è il discorso, ma non è un fatto di demagogia, no, è portare nell'aula a consigliare una domanda che grida ogni giorno di essere realizzata. Anche questa è programmazione. Certo. Io volevo dire che la relazione dell'assessore Martino, come ha detto pure Mimmo Vadarà, ripeto un pochino quello che era sulla passaggio. Sì, no, scusa. Non voglio dire questo, però dal punto di vista proprio analizzandola e concludendo in confusionario, perché l'unica iniziativa positiva delle deleghe che bisogna riconoscere l'assessore Del Pino, l'ultima della raccolta differenziata RAE in piazza Mercato non ne ha fatto nemmeno menzione, quindi questo è stato confusionario di questo delle deleghe. E concludente, perché a quattro anni, dopo quattro anni di mandato, ci sentiamo ripetere le stesse cose. Le cose che avevamo già sentito dire un anno e mezzo fa sull'isola ecologica, oppure neanche un mese fa, oppure ad esempio sullo stato di lavoro dei pubblici, centro polifunzionale, palla tenda, centro la cava, via Coelho, sempre che o è la SOP che non ha fatto ancora la gara d'appalto, o che è stata data, è stato deve firmare il contratto. Basta andare a vedere quello che è stato dichiarato nei consigli comunali da due anni a questa parte, dove si sono ripetute sempre le stesse cose ad oggi, e quindi ripetiamo sempre le stesse cose. Non bisogna niente, non dico che le carte sono, cioè non dice la verità, cosa. Dico soltanto che si viene, infatti per questo ho parlato di relazioni inconcludente, perché ripeti sempre le stesse cose e nulla più. Cioè già lo sapevamo ed è sotto gli occhi di tutti lo stato dei lavori pubblici.
è questo, così come la vera pubblica che non viene parlata da mano. A distanza di 4 anni, Sergio, e lo dico da anche ex amministratore, seppur per un periodo brevissimo, uno deve dare delle risposte, non deve calarsi nell'alito, comunque crearsi un alito che altri non hanno fatto. Ora era compito tuo dell'amministrazione fare, e quindi su questo ora ci dobbiamo ragionare. Quello che non è stato fatto in passato non mi interessa a questo punto, cioè vedo che comunque sono trascorsi 4 anni e lo stato dei lavori pubblici com'era è stato votato, quindi speriamo, vediamo se a fine mandato un'opera conclusa, quindi poi non in maniera senza demagogia, senza strumentalizzazione, perché vogliamo bene al paese, certamente applaudiremo alle situazioni. Quindi tornando un attimino alla questione ambientale, io l'altra volta in Consiglio Comunale parlavo di inesistenza della politica ambientale generale ed è sotto gli occhi di tutti. È vero che l'assessore Bombardieri l'altro giorno, io c'ero, ero presente, ha detto che hanno ricevuto un finanziamento, però bisogna anche precisare una cosa, ha detto anche, ed è una cosa banalissima, hanno fatto un progetto e hanno presentato una domanda per avere quel finanziamento. Qua non trova tra il progetto e nella domanda. Io lo sapevo. Aspetta. No, io lo sapevo che la dicevo. Quindi è giusto così, perché giusto per dare a Cesare quello che è di Cesare. Poi, per quanto riguarda la videosorveglianza, anche lì è lo stesso discorso, da tanto tempo l'abbiamo ricevuto, l'avete ricevuto, io non metto né noi né voi, ormai io non mi interessa per nulla, voi avete fatto le vostre scelte, noi abbiamo fatto le vostre scelte, li facciamo. Però voglio dire, andiamo all'isola ecologica, da 10 volte dite che hanno preso i cancelli, va bene, però ora che facciamo? Aspettiamo a mettere un altro cancello perché ce lo rubano, oppure magari facciamo come hanno fatto a Roccella, l'assessore Bombardieri, siccome facevano la stessa cosa, hanno pensato di mettere un'unica telecamera lì collegata col comando dei vigili urbani della stazione dei Carabinieri. Potremmo fare così senza aspettare l'intervento delle videosorveglianze, e non meno quello facciamo. Per quanto riguarda poi il cimitero, io la situazione del cimitero la conosco bene, anche perché se oggi quella situazione viene portata a compimento è perché è stato oggetto di un atto di indirizzo che firmo quando ero assessore nel 2012, quindi sono passati 3 anni. Mi fa piacere, però non abbiamo capito. Si deve mettere in sicurezza? Sono state fatte le opere di urbanizzazione? E vengono concesse, o non sono state fatte queste e non vengono concesse le concessioni. Cioè perché le due cose camminano di pari passo. Cioè prima si mette in sicurezza il cantiere, poi si danno le opere di urbanizzazione e poi si dà la concessione. Quindi una delle due cose, perché tutte e due... Le concessioni vengono date in deroga. Ah ecco, è così? Sì. E in base a quale? Ma in base a quale? Questa è una domanda che faccio, perché giustamente... E questa la cosa l'ho capita io. Ma non è questa. Qual è il problema? La concessione può essere rilasciata soltanto una volta che viene messo in sicurezza il cantiere e vengono garantite le opere di urbanizzazione. Anche perché il sindaco l'altra volta aveva detto che per avviare a questa situazione dovrebbe essere cambiato il regolamento comunale, ovviamente. Io gli dicevo da assessore allora, e glielo ripeto adesso, che ciò non è possibile. Prima si fanno le opere di primaria urbanizzazione, poi si danno. Noi stiamo dicendo che abbiamo preso fanno o le fatte o non le fatte, questo è. O rilascio le concessioni. Ma tu sei andato al cimitero o no? Ora parliamoci di io rispetto per i morti, per i miei fuori. Cioè, devi rispondere alla domanda, non fare come fa il sindaco che sguscia via la sede delle mani, alza la voce quando gli piace alzare la voce, quando non deve parlare si siede e fa il suo. Tu devi rispondere alla domanda, o data la concessione o non la data la concessione perché sono stati fatti i lavori. Questa è l'unica domanda di fatto che ti faccio, anche perché di tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, senza demagogia e senza strumentalizzazione. Grazie. Hai 2 minuti di tempo per me. Perfetto. Le stiamo concedendo, non stiamo concedendo quelle a quella della zonata, visto che tu pensi che là neanche sei andato mai a presentare.
Sergio, non puoi dire sì, ma uno un assessore, un vice sindaco deve andare sul posto che è. Lo so che non è compito tuo, ma se non hai idea di quello che fate non puoi andare avanti, capito? Per questo dico io, uscite, uscite dalla sera, alzate, andate a vedere il problema. È giusto che la passeria dice che devono andare a dirigere, ma se poi non andate a vedere con gli occhi i problemi non li vedete, capito? Questo è il discorso. Quindi, per chiarirci, stiamo rilasciando quelle le zone sottostanti, quelle più alte, stiamo aspettando la presenza di variante, mettiamo le invariate e le rilasciamo tutte. Colombai possono andare, sono operativi. Quindi, secondo me, la verità, e purtroppo, non si può vedere. Siamo un vero, non ho una che muore, va bene, è finito. Sulla Dazia è stata inserita quindi approvata dalla regione, però i fondi per la Dazia sappiamo che sono stati la regione, i fondi come sappiamo li hanno girato tutti sulla sanità per coprire i buchi della sanità. E vabbè, non l'abbiamo fatto lì d'accordo, dottore. L'abbiamo lavorato voi, dottore Signore. Siccome c'era un progetto sul tipo Lazio, ma che lo stiamo portando. E come lo fate, dottore? Sì, ma è un progetto della regione, aspetta. L'avete curato voi? Sì, era il progetto finanziario che ha messo la provincia, è messo la regione. Però se i fondi della regione li ha girati sulla sanità, posso più ampliare. Sì, dottore, ma non c'è sempre la regione che si metterà la modifica. Io se avevo notizie di gente, perché l'ultima notizia è che per quella che avevano fatto questi ammazzini, mi chiedeva dall'altro. Abbiamo parlato di questo. Per quanto riguarda il piano spiaggia, l'abbiamo mandato, stiamo aspettando solamente l'ultimo parere della sovrintendenza e quindi dovrebbe. Sì, dovremmo essere completi. Che vuole non tanto per l'arte, ma è assurdo. Sulla finanziamento della differenziata. Guarda che finanziamento della differenziata che ha preso Lucena, quello che aveva preso il sindaco Zappaviglia, quindi quello era. Quindi non posso tornare indietro io sto facendo da conto. Sì, ma guarda fuori. Mi dispiace, ma me deve difendere lei, lo deve dire a lei, è quello là. Purtroppo, assolutamente, se è quello è inutile che vai avanti, è inutile. Quindi l'altro problema non può avere, quindi possiamo dimenticare. Allora, nella nuova ripartizione, ma se hai sentito delle attenzioni, te l'ha spiegato bene l'assessore quello che stava dicendo. Sono state spese 88 milioni di euro per la differenziata e la differenziata in Calabria è all'11%. Quindi, stanno riportando i nuovi fondi e noi... E noi saremo lì. Okay. Quello che posso fare io nella mia pochezza di assessore, quello che sto facendo io è voglio partire con la sua responsabilità, quello che dico, non mi sono mai nascosto dietro un protocollo. Io quando dico una cosa la porto avanti contro tutto e tutto. Voglio partire con la differenziata, qualcuno riderà, ma parto con la differenziata. Anche stradale la parto. Va bene, nonostante tutto. So che ti fa piacere che investire, lo so. Ma cercherò di farlo. Non lo stavo dicendo io. Ma che ridi, figurati, vuol dire che sei allegro. Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda le politiche ambientali che sono state considerate da questo assessore, perché ha fatto della politica ambientale un lavoro, perché ho fatto sempre questo nella mia vita. Quando parlavo di politica ambientale penso che qualcuno non sapesse neanche che cosa era emissione dei fumi in ambiente o stoccaggio di materiale, quando si parlava di CER, penso che so che vuol dire. Quando andavo a visitare e facevo consulenza a Brescia, penso che qualcuno non sapeva neanche l'ambiente che cos'era, dove sta. Comunque. Il progetto dei RAE lo dato sempre. Chi non conosce, chi c'è? Ma forse non ci siamo capiti.
mi sono spiegato male, assolutamente. Non parlavo, non volevo offendere nessuno, proprio i cittadini comunali, no, assolutamente. E per quanto riguarda il RAI, dottore, lo stiamo portando avanti. Ma perché? Mi meraviglio, cioè. Ma mi meraviglio, nessuno. A parlare con la sessione. Io volevo capire, assessore, com'è che state portando avanti questo progetto? Sarebbe bene che ci informassi, no? Dottore, lo sapete benissimo, stiamo aspettando che la provincia ci aiuti con un finanziamento, sai, ma come lo facciamo? E poi che succede? I soldi pubblici che andate a fare? E poi sono i pubblici loro faranno questo sito, e poi vedremo come bisogna fare. E perché non ci possiamo sedere tutto, fare le cose per bene, tutto il consiglio comunale? Perché non possiamo sederci insieme? Facciamo una commissione, siccome l'argomento è importante, la possiamo fare una commissione di gente noi. Questo loro lo sanno. Su quell'accordo di programma che ci sono parlato io, stavo per l'ambiente. Assolutamente. Se riusciamo a farlo, se riusciamo a farlo, penso che sia una cosa importante. Se non riusciamo a fare, visto che noi siamo, dottore, visto che noi ci siamo portati avanti, sia che sappiamo, possiamo pure provare a farlo, no? Possiamo farlo. Possiamo, vorrei istituire una commissione ambiente. Una commissione ambiente, tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, possono andare. Però che sia fatta e che ognuno porti il suo posto. La commissione ambiente l'aveva fatta, come dice lo statuto, avevamo chiesto che nel 2010 abbiamo chiesto consigliare all'insediamento, e qua ricorda sempre la cosa tutto l'intento. All'insediamento di questo. Io sono a posizione. Abbiamo chiesto che fossero nominate le commissioni, perché questa è democrazia. Il sindaco non ha voluto intendere le nostre richieste, reiterate più di una volta. Non capisco perché in un consiglio comunale formato da 16 consiglieri più il sindaco non si debbano creare le commissioni. Ed era anche un modo per creare una sinergia di tutto il consiglio comunale. Noi avremmo anche rinunciato al gettone a tutto, a costo zero. Quindi né commissioni né conferenze dei capigruppo, questa come ve la chiamate? Trasparenza? Questa è opacità. Allora, io non lo so, ma credo che l'assessore... No, possiamo andare avanti. Sì, no? Questa no. Io, Presidente, capisco, ora voglio intervenire, ma io ho parlato pochissimo di questo, anche là, ma non la difficoltà della fine, il quale sta prendendo e sta facendo un'analisi del suo operato. È chiaro che lui si sta prendendo addosso tutto un percorso di programmazione che è contifatto e macronoso, cioè sì, vi sono molti tempi, molte dichiarazioni, ma siamo a un anno dalla scadenza del mandato. Quando noi diciamo relazione dell'assessore, non è né per mettere sul banco degli imputati l'assessore, vero che il vice sindaco cos'è? Un attimino, vice sindaco, non per mettere sul banco. Perché sei l'emblema di come non ci sia coralità all'interno di questo esecutivo. Perché Sergio Delfino sta sciorando un sacco di situazioni, delle quali alcune le ha viste lui personalmente, meno male che forse alcune le ha viste lui personalmente. Ma non c'è un'organicità di programmazione, neppure sulle minime cose. Cioè lasciamo stare la politica, le strumentalizzazioni, i gruppi contrapposti, le elezioni, eccetera, eccetera. Ma quello che da 5 anni stiamo cercando di far capire è che tutto quell'atteggiamento di collaborazione, di apertura di credito, era finalizzato a non arrivare a un anno dalla chiusura del mandato a queste condizioni, che l'assessore viene a dirti si fa una commissione per risolvere questi problemi. Ma noi dal 10 aprile del 2010, da questo banco, mi sono alzato io, ho parlato di cooperazione nel bene e nell'interesse generale della comunità,
oggi a chiusura negativa di questo bilancio amministrativo, perché i livelli di produzione amministrativa sono inefficienti, tenuto conto della buona volontà e dello spirito di sacrificio che è stato insufficiente per l'ottenimento del risultato. L'esempio che facevo a te, vice sindaco, e non è perché voglio fare la curva oppure utilizzare la satira, ma è la male la triste verità, perché io ho visto un esecutivo che tranne l'attenzione del sindaco a cercare di coordinare, ma si è fondato solamente, solamente sulla volontà di un ragazzo che a conti fatti si è sfiancato per poter dare delle risposte che non raggiungono i livelli di sufficienza, quando erano risposte che implicavano l'impegno di tutti, perché tu sei col tuo tablet, qualcun altro non interviene. No, è così, è così, è così, perché la cittadinanza sta dicendo questo. A me dispiace che i cittadini stasera, perché erano tutti convinti che si parlasse delle grandi connivenze all'interno del Consiglio Comunale, e sono arrivati qua per sentirci, ma in realtà quello che diciamo stasera è la litania che stiamo recitando da ormai 4 anni e più. E questo è il discorso. Qua non si tratta di demagogia, chi è stato più bravo, più bello, io c'ero prima, poi non c'ero più. A noi non ce ne sbatte un cavolo. Non ce ne sbatte un cavolo. Il sottoscritto sta prendendo una decisione di non aver più a che fare con la politica comunale, ma non perché non abbia le ambizioni, perché ho le carte più regole di tanti altri ad avere, ma perché vedo che l'azione amministrativa e politica è inefficiente. E questo è il discorso, quindi a parte la curva, è questo, perché a me piace vedere un assessore che deve dimenarsi a cercare di risolvere quello che non potrà risolvere, ma non per impossibilità soggettiva, per impossibilità oggettive dettate da un contesto che non ha lavorato. E oggi mi venite a dire apertura di credito e facciamo la commissione, ma facciamo ridere poi in televisione. E questo è il discorso. E come la molecola dell'acqua lei, quando dice c'è nessuno in esecutivo, c'è nessuno, o c'è solo Sergio Delfino? Svegli abili. Ma scusa, io. Ma non era diretta a te, non era diretta a te. Voglio precisare, innanzitutto io penso di essere qua e fare quello che mi compete. E allora c'è quello che ti compete, perché la prossima volta voglio vedere cosa ti compete. La scollatura che dici tu nei confronti di Sergio Delfino, che non si collabora, oppure che io non sto vicino a Sergio Delfino e che Sergio Delfino non sta vicino a quello che faccio, non è okay, così. Okay. Non lo puoi dire, non lo puoi dire principalmente per Sergio Delfino, che in non lo posso dire per i risultati, vice sindaco. Allora, lascia stare, non mi dice la data, perché casi male. Mi dici che sto con il tablet, io sul tablet ho tutti i miei. Fai di la mano, fai di vita la mano. Ognuno usa gli strumenti che sa usare, si sa usare nella piena libertà. Tu utilizzi la carta, è la stessa cosa. Io ho i miei documenti. Guarda, stai levando un discorso, non è una giacca a te. Allora, io ho portato un esempio di come si dà strumento a questa giunta. Ho fatto un esempio non personalizzare, perché se personalizzi e male se allora penso di essermi sempre speso e dedicato per quanto riguarda cose che non mi competevano, nel senso che prima dicevo ho collaborato con l'ingegnere Martini, è la verità, ho collaborato con l'ingegnere Martini nella redazione di quel progetto, è la verità. No, non c'è filosofia, è qua il progetto, la relazione, la parte descrittiva è mia di quel progetto, ma non è questo il punto, non è questo il punto, che la mia intenzione è stata sempre quella di una collaborazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte, no? Io sempre abbiamo visto allora una cosa importante è il completamento della condotta fognaria, problema che naturalmente ogni estate si fa vedere. Abbiamo un protocollo d'intesa, mi sembra che sia di 5 milioni di euro.
4.500 da Palizzi fino a... Allora, finalmente sembra, ci hanno finanziato 4.500.000, un finanziamento, insieme a tutte le comuni, da Palizzi fino a, sembra, fino alla torre, fino a Povarino sarà. Sono tre ambiti. Dalle indagini che abbiamo fatto scaricano al mare. Un altro problema che abbiamo fatto notare è che c'è una differenza di pieno, perché in estate, come sapete benissimo, quando le pompe lavorano a pieno regime scoppiano i tubi come se siano, se sono fogli di carta. No, PN16 hanno, da quello che ci dicono, hanno sbagliato, hanno messo PN10, quindi... cercano
fanno la prevista a quello che dovrà arrivare. Ma già dire per quante volte ci sono dietro, quante volte ho comunicato ai vigili che non esistono. Al parco giardino dove abito io, le uomini ho buttato nel verde. E stanno pure più di volte, ci sono anche le fotografie. Perfetto, ringraziamo, questo è un giusto. Vai, prendiamo atto anche di questo. Sapete, facciamo, volete, come sapete, parliamo dello sport, poi volevo vedere una cosa. Vi aggiorno sui dati che abbiamo sullo sport a Bologna. Abbiamo calcio a 5, la Bolognese calcio, basket bambini, il basket grande, pallavolo bambini, il taekwondo, il calcio balilla che siamo in Serie A, una squadra di sottoterra, quella di simulazione di arte di guerra, e la scuola calcio Audax. E poi abbiamo uno sport nuovo che è il CrossFit. Come dicevo prima, abbiamo un giro di tesserati che va intorno a 600 persone, tra piccoli e grandi. Quest'anno mi fa piacere che finalmente sia arrivata la squadra del basket femminile, quindi se venite al palazzetto vi invito a frequentarlo di più quel palazzetto tutti quanti, perché se voi venite è un vero centro di aggregazione da bambini e persone grandi. Se voi venite dalle 2 di pomeriggio fino alle 11 trovate persone, è una cosa bellissima. E tante sere ci troviamo pure la maggiore pizza, ancora chi vuole praticare sport come me a 40 anni. Vi dicevo l'uso di quel pulmino sta permettendo a piccoli e grandi di usufruire, di fare le piccole trasferte pure fino a Reggio. Stiamo cercando, noi paghiamo la nafta e loro le società pagano l'autista, quindi permettono di risparmiare un 350-400 euro a trasferta in forma di società sportiva e tanto. Quindi, perché tutte le iscrizioni per fare un campionato costano tanto. Io nel mio piccolo ho cercato di aiutare, come la Polinesia, da 3 anni. Vincenzo Maesano sa quello che abbiamo fatto per tenerla in vita e per non far morire 100 anni di sport e di gloria calcistica di questo paese. Adesso torniamo alla mia marina, voi tutti avete visto, anzi ringraziando Dio c'è un pochino il mare ci ha risparmiato, però dalle fotografie, da quello che siamo andati a visitare oggi, c'è una situazione sulla spiaggia fuori dal normale. Sto cercando di avere delle adesioni nella prima giornata utile, se volete contribuire. Vogliamo organizzare una giornata insieme agli operai del comune e ai mezzi comunali per cercare di dare una prima pulita, perché si trova da tutto, da pezzi di plastica a tutto. Abbiamo già fatto una lettera, il sindaco ha fatto una lettera alla provincia per farci inserire, sia che già aveva fatto a novembre e sia adesso per farci inserire per i danni che abbiamo. Per i danni perché noi in zona sud abbiamo avuto danni ingenti, perché era l'unica zona non offerta da un muro di cinta e quindi ha asfaltato la strada, quindi il manto stradale si è stretto, abbiamo stimato quasi il 30. Mi sembra, io sono tanto che abbiamo detto. Poi il sentito legato quando c'è maltempo, costituisce il comune, c'è in tempo reale la comunicazione dell'allertamento, per cui non disputare pure ai nostri amici. Cioè, si vuole collegare con alcuni per avere notizie in tempo reale, così come noi sono tutte regole. Sì. Dottore, appena ci comunicano che è in base per quando non è in base, non è in base. Anzi, da domani vediamo se hanno finito. Perché non c'è 15 giorni che non lo so. Stavo facendo una materiale per l'autostrada, per cui hanno detto no. No, questo è un problema che ci devo ricordare. Quello della famosa educazione,
dare con me. Non ti affrontare, ti dico. Ma non è interesse. Lo stream, che pedi il codice? Basta, ma scherzo. Passano un attimo, due mesi. Non andiamo avanti.